Con i papà, io ho avuto Matteo che ha 13 anni dal mio primo matrimonio, avevo 23 anni, col mio ex marito io vado molto d'accordo, io sento mio ex marito non solo per mio figlio, capita che mi chieda se il lavoro va bene o non va bene, col papà del piccolino purtroppo ho un'altra convivenza che non mi è andata bene, mi sono lasciata quando il bambino aveva un anno, quindi lavoro da sola Maria, gestisco un'attività, lavoro 10 ore al giorno, vivo da sola. Anche col papà del piccolino ho un ottimo rapporto con la compagna, con la sua compagna, che due bambini vivono insieme, quindi nel mio sogno è un uomo che sta a fianco a me, non deve accettare, perché non me lo deve far pesare, deve entrare in punta di piedi e sapere che io ho una bellissima famiglia allargata. Certo, non pensavo che le mie storie sarebbero finite, anch'io avevo il desiderio della famiglia del mulino bianco, non è andata così, ho fallito, perché ho fallito anche io. E quindi lui non ce la fa, mi ha chiesto anche aiutami, però ci sono cose che lui proprio non accetta, il sapere che sento l'oro, a lui un po' da fastidio, e la cosa che poi mi ha spaventato e mi ha fatto prendere la decisione, Maria, di non andare avanti, è che siamo due teste calde, come dice lui, e che quando discutiamo alziamo i toni, siamo proprio bruttini, devo essere sincera, so che ci saranno tante altre litigate perché siamo troppo forti tutti e due, poi forse vogliamo due cose diverse, la passione per carità è bellissimo, oggi è elegantissimo, non lo rinnego Maria, però siamo incompatibili, abbiamo vite troppo diverse.